No need for you to sit alone, just waiting by your telephone. 'Cause I ain't gonna call you anymore. Well, I give you love and you broke my heart. You cheated on me right from the start, and I ain't gonna love you anymore. Anymore. I know I couldn't love you as before. So I'm gonna tell you goodbye. Don't mind if tears in my eyes, 'cause I'm gonna love you anymore. My darling, I just worship you, and look what you have dragged me through. Left me with a heart so sick and so. Oh, you're the one that was out there. It wasn't you, the place where. And now I'm gonna love you. Gonna tell you goodbye. Don't mind these tears in my eyes, 'cause I'm gonna love you anymore. 'Cause I'm gonna love you Salve! Sto usando questa chitarra con un amplificazione che è un misto di questo che è magnetico e di un sensore qui che sta appiccicato al corpo dello strumento, quindi non un piezo. È una chitarra che suona forse meglio amplificata di quanto suoni acustica, anche se dalla grandezza suona così, non ce l'ha. No need for you to sit alone, just waiting by your telephone, 'cause I'm give you love and you broke my heart, you cheated. E continua. Questo è un pezzo di Ernest Tubb cantato, non so se è proprio suo, comunque lo cantava Ernest Tubb. Devo scrivere sempre gli autori di queste canzoni che mi dimentico. È cantato anche da Hank Williams. Non è una canzone molto molto nota, anzi ci sono pochissime versioni e non c'è una fatta da uno con me, canzone qualsiasi, come dice Brignano, uno stracciaculo. Beh, meglio di essere da soli queste cose che procurare che far servire gli altri. Comunque io non ho mai preteso di essere chissà che cosa, prima di tutto perché non lo sono, e poi quelli che lo sono, non io, di solito si stanno zitti. Chi sta nel mezzo, che si sente un po' sto cazzo, ma non è. The devil's train is long and black, it rides on rails of tears. It's set for destruction. See the greatness of the crowd that waits beside the track.
grosse danno un senso di potenza, un po' come quelli che vanno col cane grosso. Vabbè, comunque, non è anche una, come dice in inglese, statement, un'affermazione, suonare con una chitarra grande sul palco, vuol dire ecco qui. Però bisogna farsi sentire, sento tanta gente che suona con le chitarre in gruppi e poi non si sa quale suono viene da lui e quale suono no. Quando suoni da solo ovviamente non c'è questo problema. Questa chitarra va in un preamplificatore Palmer tedesco, Moore Baby Water Chorus Delay, queste cose qui. L'amplificatore è un amplificatore per chitarra elettrica Echo Nashville 15. Secondo me quello che ho pagato suona pure troppo bene. Non ha l'uscita per la cuffia, purtroppo. Con tutte le regolazioni del tono c'è solo uno, però avendo vari pedali, se voglio regolare bene il tono, ce n'ho di pedali che abbiano queste funzioni, fra cui un equalizzatore. Ho fatto sempre un rapporto strano con questa chitarra, non ho mai, forse un po' perché il fatto che è ingombrante, non l'ho mai considerata, non c'è stato mai un periodo che suonavo sempre questa qui, comunque ce l'ho. Forse quello che non me la rende eccessivamente simpatica è il fatto di avere questo spalla mancante. Però sicuramente ha un suono I tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid of them I do. Just a meaningless skin, a memory from your lonesome past. Keep us so far. Mai pensare quando si suona, perché devi lasciare l'idea andare da solo, perché una volta che pensi quello che si chiama muscle memory, a meno che non devi trasporre, lì è un problema, perché lì invece devi conoscere quello che stai facendo, perché la tua memoria muscolare si applica a quella tonalità, oppure sviluppare un intuito. You're afraid of the thing I do. Just a memory skin, a memory from the loss of past. Keep us so far apart. Why can't I see? Why can't I find your doubtful mind? I met you close to heart. Stavo cercando di trasporre, però mi sono un po' confuso. Comunque la chitarra è effettivamente, per il prezzo che ho preso usata, molto bella, soprattutto questo fondo laminato, davanti invece è solido, massello anzi, di acero, con questa, beh sì, l'elettronica acquista, come si dice in inglese, shines, risplende di più quella chitarra, perché avendo questo transducer di contatto più questo magnetico, e poi c'è pure un'uscita stereo, insomma poi si può mescolare i due, ognuno c'ha il suo tono. Io non sono molto a favore di queste cose. Questa è sicuramente una chitarra molto più adatta a chi non suona estremamente, e il manico, questo è abbastanza fino per essere una chitarra acustica, quindi adesso sono un po' più, mi adatto di più, ma c'erano dei periodi che passavo da altre chitarre a questa e non, e mettevo le dita sbagliate, non le mettevo più. Aspetta. Ah, sì, qui ci metto pure 25 settembre, ho messo queste corde.
ce l'ho scritto, ce l'ho, adesso metto un'etichetta appiccicata, proprio così so quanto durano. Questo microfono da contatto. Un po' più caldo. Invece questo è più elettrico. È una cosa che ho notato, qua vedete se ne va il suono, deve stare una nicchia prima di toccare la plastica, di finire la sua corsa. Sicuramente come elettronica è meglio della Epiphone Pro Hummingbird, questa è veramente come elettronica, magari ce l'avesse Hummingbird, questa elettronica qua. Vabbè, arrivederci.